hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Oggi il biologico è un concetto che abbraccia anche il concetto di ecosostenibilità. Quanto è importante consumare prodotti a chilometro zero e soprattutto cosa vuol dire prodotto a chilometro zero? Certamente, intanto partiamo da un dato, che i primi amanti, i primi difensori veri della natura e dell'ambiente, a me piace ancora di più chiamarla natura oltre che ambiente, sono sicuramente gli agricoltori, perché la difesa del territorio avviene attraverso le colture, avviene attraverso la piantumazione, avviene attraverso la forestazione, avviene attraverso l'azione dell'uomo nei terreni. Se vi è un terreno coltivato, è un terreno certamente capace di poter dare aria buona, di dare garanzia al territorio che non viene degradato e che quindi non subisce i rischi, per esempio, di natura idrogeologica. Quindi innanzitutto questo concetto di che cosa significa agricoltura e del lavoro che l'agricoltore, l'allevatore fa nei territori a difesa dell'ambiente e quindi della natura. Detto questo, è evidente che la produzione di carattere biologico, il concetto agroalimentare insito nell'agricoltura biologica è un bene che noi stiamo cercando di coltivare. Vi sono misure specifiche del nostro PSR che tendono a valorizzare questo tipo di colture e tendono quindi a aiutare il coltivatore anche nella riconversione del proprio territorio a fini di una qualificazione ulteriore del prodotto, qual è sicuramente quello biologico. Quindi è un segmento, un settore della nostra attività e della nostra azione politica di grande interesse e che la Regione sta attenzionando, come anche i numeri dimostrano, perché abbiamo più bandi e più risorse. Che cos'è la filiera corta e i prodotti a chilometro zero? La filiera corta e i prodotti a chilometro zero sono due cose, due fenomeni nuovi, molto simili, che hanno dei punti in comune ma possono anche non essere la stessa cosa. Filiera corta significa connessione molto più rapida tra il mondo della produzione e il mondo del consumo. Quello che in qualche modo succedeva nell'economia contadina 50, 60 anni fa, 40 anni fa, nasce dall'esigenza di chiudere il rapporto tra prezzo al consumo e prezzo o costo alla produzione. Immaginate che il costo per il consumatore può anche triplicare o anche quadruplicare nel passaggio che va dalla produzione. Un chilo di pesche si vende 30 centesimi, 20 centesimi in azienda, può arrivare a 2 euro al chilo. Questi passaggi sono passaggi legati alla catena di distribuzione. Accorciare la catena di distribuzione, cioè ridurre il numero di attori che nella filiera partecipano alla distribuzione del prodotto, è un obiettivo della filiera corta che consente all'agricoltore di guadagnare di più e al consumatore di pagare di meno.